facciamo un unboxing complessivo, tre prodotti, piccolo, medio e grande, ma questo sarà più che una grande scatola, un grande prodotto e una grande cosa da vedere. Iniziamo dal piccolo. Senza sprecarci troppo in ciance, apriamo. Ed è Honor. Honor che ci consiglia di non smettere di sognare, ci regala un po' di cadeau per il Natale, quindi cioccolato, biscotti, insomma, per il natalizio è quello nel quale poi si celebrano anche un po' gli auguri ai lavorativi. Tutto il team di Honor fa le feste, è il team di Gizmo ovviamente, e con un 2021 super splendido. Condivido questa frase: è il momento migliore per sperare, sognare, amare, sperare anche di è anche il momento migliore per provare a vedersi nonostante tutto. Passiamo ai pacchetti, quelli con i prodotti davvero interessanti. Iniziamo da questo, il clou lo lascio per ultimo. Cuffie Bluetooth in prova, le 1000XM4 sono l'ultima generazione di cuffie over the ear di Sony, di fascia alta ovviamente, Bluetooth, noise cancelling, 30 ore di autonomia, ma soprattutto IRS audio, quindi supportano l'audio in alta definizione, e le proveremo in abbinamento con un altro prodotto che adesso andremo ad aprire. Alcune cose supportano i comandi vocali, quindi sia di Google sia di con Alexa, vengono comandate applicazioni, quindi si possono chiaramente, anzi l'integrazione e l'abbinamento con lo smartphone, il tablet è il loro mondo, il loro ambiente ideale. Hanno i comandi sul padiglione auricolare e supportano tutti i principali codec, è fondamentale, tutti i principali codec per la riproduzione radio in HD. Poi alcune caratteristiche ve le faccio vedere in questa spiegazione iconografica, ovvero che supporta le chiamate in HD, quindi è possibile anche chiamare tenendole indossate, e ovviamente hanno la connettività USB e jack. E di fatto sono queste, perché non basta la scatola, bisogna anche vederle. Bello il colore, elegante. Molto elegante, ma si vinceva già dalla confezione. Eccole qua, Sony UH1000XM4, quarta generazione. Io mi ero comprato la seconda. Queste sono leggerissime, cioè sono della stessa qualità. Tra l'altro, guardate, notate i dettagli per questo sensore di prossimità per quando si sposta l'auricolare per bloccare il flusso audio. Leggerissime, hanno questo effetto molto vellutato e sono veramente leggerissime. E qua dentro, nella scatola, nella confezione, si trovano poi tutti i cavetti, compreso quello per l'aereo. Quando si tornerà a viaggiare, c'è l'adattatore per l'aereo, oltre che chiaramente il jack audio e la ricarica, perché hanno una batteria, come dicevo, 30 ore di autonomia, la ricarica USB-C. E va bene, e anche questo l'abbiamo scartato. Sarò sbrigativo, ma perché adesso arriva il clou. Eccolo qua. Vi do un indizio da come si apre la scatola. Cosa vi ricorda questo movimento? C'è solo un'azienda che permette di aprire le scatole in questo modo. Questa azienda ha una mela, e questa mela in questo caso è applicata a un notebook, quindi a un MacBook Air
giga, 512 gigabyte di disco fisso, ma soprattutto processore Apple M1. E questo è il nuovo MacBook Air con M1 ed è una cosa che non vedo l'ora di provare, soprattutto per quanto riguarda le operazioni un po' più impegnative come il montaggio dei video, eccetera, che ho già visto qualche test, è veramente incredibile. Leggiamo un po' le caratteristiche. Chiaramente il display, il MacBook di ultima generazione Air adotta anche gran parte delle tecnologie che non solo c'è nei vecchi MacBook, ma anche nei MacBook Pro, quindi ha il True Tone, ha un display Retina da 2560x1600 pixel. Chiaramente rimangono le due porte Thunderbolt, il Pro ne ha 4, USB 4, quindi ultima generazione, c'è il jack per le cuffie, Touch ID sul tasto di accensione, la tastiera, la Magic Keyboard, ben nota, Wi-Fi 6, questa è la novità, Bluetooth 5.0. Perché, come dicevo prima, lo abbinerò sicuramente alle cuffie per seguire i webinar. E poi il vero protagonista è all'interno della scocca, perché è un M1. Scatola compattissima. Ovviamente io ho scelto il modello grigio, scuro. E già ci accoglie col classico suono di Apple. Qua adesso installiamo il sistema operativo, vediamo cosa c'è dentro. Cavetto USB-C, USB-C per sfruttare le due porte anche per la ricarica. Da questa parte c'è il jack, gli speaker, ovviamente. Già il display è rispetto al MacBook Air che abbiamo rispetto al MacBook Air che abbiamo in ufficio, che è la generazione precedente, quindi quello con il processore Intel i5, già il display così, anche solo così, è un po' diverso. Cavo USB-C. Alimentatore è classico del MacBook Air, non è cambiato nulla, quindi è rimasto uguale questo aspetto di alimentazione. E poi ovviamente, no, incredibile, pazzesco, questa è una cosa veramente figa per avere il prodotto. Gli sticker sono passati da quelli classici bianchi a grigio metallizzato, e questo è proprio per dire abbia ovunque trasmettere il fatto che avete il nuovo MacBook con M1. A questo punto lo configuriamo, chiaramente c'è su Big Sur, e poi lo proveremo. Per il momento, da Unboxman, per questo unbox molto articolato, vi saluto e vado a godermi il mio MacBook Air M1.